Siamo qui con Stefano Brambilla del San Carlo Bettola, 2-2 con rammarico. Il primo tempo l'avete disputato molto bene, avete giocato soprattutto gli ultimi 10 minuti davvero alla grande, hai segnato una doppietta, siete andati sul 2-0 all'intervallo, nella ripresa si è spenta la luce, loro hanno preso campo e hanno anche rischiato di vincere. Che cosa è successo? Cosa è successo? Che il primo tempo li abbiamo aggrediti bene, chiudendo tutti gli spazi, non li abbiamo lasciati giocare. Secondo tempo siamo rientrati un po' più bassi, loro hanno trovato il gol su una disattenzione nostra, su una rimessa laterale, e chiaramente poi la loro voglia di pareggiare ci ha schiacciati un pochettino, e su un'altra rimessa laterale o corner comunque ci siamo un filo addormentati e sono riuscito a trovare il pareggio. Rammarico, perché comunque eravamo passati in vantaggio bene, primo tempo devo dire la verità abbiamo proprio gestito bene, il secondo con qualche pecca, però continuiamo così e vediamo di riprenderci già dalla prossima settimana. Un'occasione persa, comunque si può guardare con entusiasmo al futuro, dato che comunque avete una partita in meno e tendenzialmente potete anche sorpassare. Ma allora io ti dico, occasione persa, nel senso, una volta che sei andato su da zero, sì, un po' un'occasione persa, però comunque guardo il lato positivo, cerchiamo di riprendere la settimana prossima, effettivamente abbiamo una partita in meno di loro, cerchiamo di portare a casa più vittorie possibile e facciamo i conti alla fine del campionato. C'è un bel mischione lì davanti, perché non ci siete solo voi la Polisenago B, ma anche la Polisenago C, il CIM, i Boys. È un campionato molto molto equilibrato, con tante squadre forti. Chi secondo te potrebbe spuntarlo, comunque darvi più filo da torcere? Ma devo dirti la verità, effettivamente il campionato è ben equilibrato. Devo dire che noi non siamo fortunati con i campionati, perché becchiamo sempre campionati più equilibrati o comunque una squadra più, però va bene così. Buone squadre, loro, questi di Stessa la Polisenago stasera, sono una buona squadra, i Boys sono una buona squadra. Cimlissone l'abbiamo incontrato in un momento per noi un po' particolare, quindi faccio un po' più fatica a giudicare, però adesso ci abbiamo il recupero settimana prossima e vediamo come va. Insomma, noi puntiamo a vincere. Poi, ti ho detto, facciamo i conti alla fine del campionato. Ok, grazie mille, buon proseguimento di stagione. Grazie a voi, grazie mille.